Allora, il 2, lo spaceman, è staccato da tutti, è indipendente. A parte una leggera somiglianza non solo con la centratura, ma anche col colore del francobollo. Cioè, questi francobolli hanno avuto tante di quelle ristampe che esistono delle varietà enormi, come vediamo anche sulle prossime immagini. Quindi, chi ha fatto lo spaceman è stato molto attento nella scelta del foglio come colore e come centratura, che non è poco. Sicuramente una persona molto attenta. Allora, questi sono immagini vere, quindi vediamo se ci sono i numeri. Sì, ci sono. L'1, il 4, l'11, il 2 e l'8, ne ho preso uno solo della coppia, va bene? Queste sono tutte immagini vere, non sono, sono immagini scansionate, quindi non sono fotocopie come qualcuno ha asserito e cose di questo tipo. Ho ripreso le immagini, questa volta intere, perché visto che avevo fatto tutto quel dettaglio, qui non serve, questo è solo un confronto per verificare. E cosa viene fuori? Viene fuori che il numero 8 ha una dimensione che è quella di partenza. Il numero 2 è leggermente più corto, l'avevamo già notato, e gli altri sono variabilmente più corti, più stretti. Con la coincidenza di montanti alari che vedete anche voi, che c'è e non c'è, va bene? Quindi diciamo che anche rifacendo l'analisi su immagini vere, il risultato non cambia. Bene, perché? Perché molto probabilmente Volaffi è comunque una persona attenta a quello che scrive, no? Di conseguenza, quando ha pubblicato quelle 10 immagini, sicuramente ha sincronizzato le dimensioni dei francobolli, altrimenti. Bene. Io per rifare queste immagini qui ho ripreso tutti i francobolli e li ho rimessi nelle dimensioni cornice. Questa dimensione qui è quella che va al registro. Quindi quando abbiamo la dimensione del francobollo, automaticamente la riduzione o ampliamento del francobollo si porta dietro anche quella della sovrastampa. Andiamo a vedere anche la silhouette. Questa è la silhouette dell'8. Questa è del 2. Vi ricordate che sembrava diverso? Infatti la linea rossa è qui ed è qui. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo aereo è stato disegnato con le ali più dritte, mentre questo qui in prospettiva è andato un pochino così. Capito? Questa è decisamente più corta. Questa è più corta e più bassa. Questa è più corta e più bassa in basso anziché in alto. Qui c'è il vuoto qui c'è di sopra. Quindi sono sovrastampe differenti. Non l'ha fatta la stessa impronta. Sono state fatte impronte differenti. Andiamo a vedere il colore rosso. Con Photoshop si estraggono facilmente i colori, no? Quindi con il sistema CMYK riusciamo ad avere soltanto il nero. Allora, qui e qui non abbiamo fondo nero, quindi vuol dire che è stato usato un rosso abbastanza puro e infatti il tono del colore si distingue bene da quello degli altri. Qui abbiamo un contenuto di nero nel rosso molto forte, ma si vede anche dal colore dell'immagine. Bene. Qui un pochino più debole, idem. Bene. Quindi sono stati usati addirittura fogli differenti. Questa era l'idea che avevo avuto io inizialmente. Avevo detto, se io riuscissi ad avere tutte le immagini vere, sarebbe sufficiente controllare il tenore di nero nel rosso per capire che non erano dello stesso foglio, no? Ora, io non ho trovato un foglio intero, quello che ho chiesto a qualcuno, un foglio intero del 25 centesimi, perché a quanto pare questo foglio intero sia una cosa rara. Ho chiesto a commercianti, amici, insomma, anche commercianti di vecchia data, gente che ha anche una memoria storica. Cioè, il foglio intero del 25 centesimi non è facile da trovare.
Però siccome il 25 centesimi sovrastampata a Costantinopoli probabilmente era una delle ultime tirature, perché siamo già negli anni 20, sarebbe sufficiente anche trovare un sovrastampato del primo di posta aerea, del primo volo di posta aerea Roma-Torino, che è sovrastampato sul 25 espresso. Quindi anche quel sovrastampato potrebbe darci un'idea di come era la perforazione, diciamo, di quei fogli di quella data lì. Però anche questo qui più o meno del periodo, perché subito dopo è venuto questo. Cosa vediamo? Vediamo, non so se la vedete anche voi, perché forse se si chiude un attimo una luce si vede meglio, non lo so. Se vedete la dentellatura? Sì, a posto. Allora, nella parte alta del foglio, a sinistra, vediamo un fuoricentro dichiarato. Nella parte destra, forse un po' meno, perché non prende il rosso del francobollo sottostante, ma siamo sullo stesso tenore. Nella striscia in basso, siamo più o meno con la stessa posizione sulla destra, ma non sulla sinistra. Cioè questo leggero scarto che c'è qui, andando in giù nel foglio, arriva a quei livelli. C'è da dire che la perforazione è a pettine e quindi qualche errore c'è anche da un salto all'altro, quindi non va preso per oro colato questo. Però di certo è un esempio che ci dice che come all'interno dello stesso foglio noi possiamo avere un francobollo abbastanza centrato da uno totalmente fuori centro e sono sullo stesso foglio. Quindi la piccola differenza che noi andiamo a trovare anche nel 7, mi sembra, no? Sì, nel 7, no? Cioè, era un po' diverso, o nel 10, forse nel 10, può rientrare, diciamo, in questa casistica. Allora, se noi andiamo ad analizzare sulla base della centratura, solo della centratura, vediamo che l'1 e il 3 sono molto vicini tra di loro, ma la posizione della sovrastampa no. Il 4 e il 6 sono perfettamente identici. Il 5 e l'11 sono perfettamente identici. Il 2 somiglierebbe al 4-6, bene? Però non ci siamo come colore di francobollo, non ci siamo come solo per la centratura. Il 3 e il 5 sono identici. C'è una certa corrispondenza di centratura e di colore tra il 2 e la coppia. Allora, il gruppo di lettere sottili non può assolutamente essere stato fatto con un solo cliché. Vi torna? No. Non vi torna? No? Sono stesso cliché secondo voi? No, direi di no. Cioè, a me ha dato l'idea che questi francobolli siano stati fatti tutte le volte che dice ma ce ne serve uno, ma facciamo le due, non si sa mai, l'altro teniamo, lo piazziamo di certo. Il carattere mobile. Come? Il mercato. L'amico dell'amico, 300 milioni di euro. No, dopo parliamo di soldi. Siamo sempre qua alla fine. Le sovrastampe bold sono praticamente identiche e vengono sicuramente dallo stesso foglio, a parte naturalmente il 2. Allora, la tipologia di sovrastampa. Quando manca una lettera possiamo essere più che tranquilli che siamo davanti a un metodo tipografico. Il metodo litografico si può rompere la pietra, no? Poi siamo in un periodo in cui il fotolito forse stava facendo i primi passi, va bene? Ma la maggior parte delle cose venivano fatte ancora in pietra calcarea. Quindi una rottura su un cliché di pietra ha un comportamento diverso rispetto a quello invece di un metodo tipografico di composizione in cui si mettono le lettere una accanto all'altra. Allora, lì può capitare che parte una lettera, o perché è caduta accidentalmente, o perché uno ha dimenticato di metterla, va bene? Ma facilmente è caduta.
Quindi il metodo con cui sono stati sovrastampati il 7, l'8, 9 e il 10 è sicuramente tipografico. Vediamo un po', ecco qui vi faccio vedere la famosa R. Il 2 è sicuramente un tipografico. Perché un tipografico? Perché in tipografia la pressione crea un po' di inchiostro intorno, che è, diciamo, un accumulo dovuto alla pressione, fuoriesce l'inchiostro e si accumula lungo i bordi delle lettere. Se andiamo a vedere in molti punti, notiamo che c'è un certo ispessimento. La sbavatura. Quindi sicuramente la sovrastampa su questo francobollo è stata fatta in tipografia, col metodo tipografico. A confronto mettiamo un fascetto, dove si vede molto meglio. Fascetti sono stati fatti alla Garibaldina, molto, molto velocemente, no? Quindi si creano, con questo metodo tipografico, si creano facilmente queste fuoriuscite di colore in seguito a pressione. Vediamo invece la sovrascritta. Se noi andiamo a prendere un pennino e lo intingiamo nell'inchiostro, come si faceva allora, che era l'unica penna utilizzata, non c'era ancora la Biroc, quando si premeva verso di noi, verso chi scriveva, il pennino si allargava e poi si restringeva appena si alzava la mano. Quando si andava in alto o di lato, il tratto invece rimaneva più stretto e più inchiostrato, perché le due alette del pennino non si allargano. E comunque, se si fossero allargate, facevano lo stesso tratto. Quindi questa è stata sicuramente a mano. Bravo. Per 200.000 euro. Allora, qui al solito ci sono l'1, il 4 e l'11, va bene? Queste sono la parola servizio postale aereo che c'è su questi francobolli. Se noi prendiamo un dichiarato litografico, un BLP, andiamo a vedere cosa? Che nel BLP noi non abbiamo nessun alone, non c'è quella fuoriuscita di inchiostro che c'è nel tipografico, e non ce l'abbiamo nemmeno qui. Quindi molto probabilmente questi francobolli sono stati fatti in litografia. E qui un elenco un po' di cronistoria su quanti ne sono usciti. Vedete, abbastanza semplice. Qui c'è un punto interrogativo, perché Nerio Brunetti non ha fatto uno studio. A Nerio Brunetti ne sono capitati solo 3, per cui c'è il punto interrogativo, lui non sapeva in realtà quanti ce ne fossero. Bolaffi parla di 3 più 1, il più 1 sarebbe lo specimen. Corsare De Simoni 4 più 1 con lo specimen. Cherubini e Taragni da 4 a 6, loro sono stati molto più vaghi. Gli italiani, catalogo italiani, 5 sparati, lo specimen inglobati nei 4. Allora, Lucio Sorgoni ha parlato di 5 francobolli, ma perché gliel'hanno detto, va bene? Però, indipendentemente dal numero, quello che noi possiamo attribuire veramente agli storici di Costantinopoli sono soltanto il 7, l'8, 9 e il 10. Perché non c'è, se voi prendete un foglio intero di sovrastampati floreale del regno e andate ad analizzare le sovrastampe che ci sono su quei fogli, al di là di piccoli caratteri che ci aiutano magari alla plattatura, le caratteristiche generali, dimensioni della sovrastampa, eccetera, sono tutte uguali. Perché questo? Perché una tipografia a quel tempo, anche lavorando col metodo tipografico, facevano dei lavori come si deve, cioè non erano cialtroni, e non erano cialtroni nemmeno i fratelli Dante a Costantinopoli. Quindi uno non si poteva permettere una tipografia seria, vabbè, a quei tempi c'era molta più serietà di oggi, bene. Non si poteva permettere di fare delle sovrastampe irregolari sullo stesso foglio. Ma anche perché poi il metodo stesso tipografico, si parte da un oggetto, da una forma, quella forma viene ripetuta poi uguale, quindi è inconcepibile che ci sia stata una differenza nelle dimensioni dell'aereo o nei caratteri delle lettere.
Quindi quelli a cui noi possiamo fare riferimento come costanza della sovrastampa sono soltanto il 7, l'8, il 9 e il 10, quattro fragmenti. Allora, di un periodo simile è il Spaceman, guarda caso esce pubblicato sul Corriere Filatelico. Bene. Quindi è un oggetto che è comparso molto presto, gli altri chiaramente non si sa, magari sono state fatte più riprese. Bene. Però voglio mettervi una pulce nell'orecchio. Lucio Sorgoni non ha mai descritto questo francobollo Spaceman e lo avrebbe dovuto fare, capendo che lui era uno curioso, uno che voleva capire, uno che voleva in tutti i modi vedere e diffondere anche l'informazione, perché la cercava. Quindi pensare che lui avesse visto lo Spaceman e non ne avesse dato descrizione è un po'... Sapete chi era il direttore del cos'era il Corriere Filatelico nel 32? Lo sapete? Viena. Solo una pulce nell'orecchio, Bene, queste sono le persone che devo ringraziare per avermi aiutato a fare questa ricerca, che vi ripeto è stata un grande orgoglio per me, perché ho fatto uno studio senza aver mai visto un francobollo davvero. Vi ripeto, l'ho visto in un secondo momento, quindi è un punto d'orgoglio forte, mi sento soddisfatto di questo. E nello stesso tempo soddisfatto anche perché questo articolo che ho pubblicato in inglese sul Collectors Club Philatelist di New York ha ricevuto il premio come miglior articolo del 2015. Complimenti. Grazie. Ora, dopo aver ricevuto il premio, in Italia ho avuto un attacco. Allora, voglio dire, da una parte un premio e dall'altra una mazzata. Ho chiesto a un famosissimo editore di pubblicare questo articolo, mi è stato detto di no. Non siamo in Turchia. Peggio, direi. I sistemi Erdogan funzionano dappertutto. E quindi io continuo a rispondere senza fare polemiche, perché non ho il carattere di polemizzare con nessuno, non sono assolutamente interessato. Di conseguenza la mia risposta è questa qui che avete ascoltato stamani. Quindi se continuerò con la pubblicazione delle parti non pubblicate che avete voi tra le mani, e basta, non c'è da fare altro. Grazie mille.